Allora, come tutti ben sanno, ormai la Sicilia, Palermo, deve andare completamente a favore dei turisti, perché le fabbriche non ce ne sono, il lavoro non ce n'è. Allora, avendo questa cosa bella, avendo il sole, giustamente dobbiamo diventare turistici. A Palermo abbiamo l'AMAT, l'AMAT HSF, diciamo una istituzione del comunale che ora è diventata una società privata. Allora l'AMAT che cosa faceva prima? Si interessava del trasporto urbano. Ora invece l'AMAT fa tutto cosa. L'AMAT piglia i multi, l'AMAT fa i restisci a terra, l'AMAT vende i biglietti, fa tutto, escluso chi dovrebbe fare il servizio di trasporto. Allora, che cosa ha pensato il presidente Rodi, che è presidente dell'AMA? Visto e considerato che Palermo deve diventare turistica, ha istituito un servizio, un pullman che parte ogni mattina, via Antuacqua, Giovane, 164 giorni all'anno, parte di Piazza Pollegama. E che cosa fa? Il giro cicloturistico per fare vedere ai turisti Palermo. Solo che questa cosa, non essendo pubblicizzata, non lo sa nulla, e il pullman ne parte vuoto. Allora io mi metto qua e aspetto, caro presidente Rodi, mi devi specificare quanto viene a costare questo servizio a noi utenti palermitani, a cui chiedi sempre sacrifici di aumento dei biglietti. A noi questo servizio che non funziona per 364 giorni all'anno, scuso primo maggio perché avete il lavoratore, quanto ne costa? Io sul mio caspita e tu quando ne scendo morisci. Pronto? No, qua sono in macchina. Che volevi dire? Che? Sempre a quest'ora me lo dici? E che è? Minchia. 4 casse d'acqua. Se c'è una cosa che mi fa uscire pazzo è quella di caricarmi l'acqua, comprarla, metterla nella macchina, poi scenderla dalla macchina, poi fare il resto delle scale, poi portarla a casa. Ma perché? No, guarda, a questo punto io... No, ma che fa? Che cosa hai bisogno? Scusa. Che affare? Devo comprare l'acqua per casa. Ancora che i casse ci vai? Con le casse, ma sei casse. Ma ti porti in un pozzo lì e tu hai risolto il problema a vita. Allora io ti faccio comprare, vieni, un depuratore come ce l'ho a casa mia, vedi questo depuratore, buongiorno signore, questo depuratore va sotto, vedi, sotto il lavello, io lo voglio spiegare a lui. Dunque è un sistema di depurazione a osmosi inversa, le permette di avere l'acqua pura dietente al rubinetto di casa sua, a stessa di filtrazione, completo di lampada sterilizzatrice e pompa booster. Il costo di questo depuratore è di 1,5 milioni. 1,5 milioni. 750 euro. Dico 1,5 milioni. Ho capito, va bene. Vabbè, ora tu ci lasci l'indirizzo e la signora domani mattina. Esatto, abbiamo anche la possibilità di farle fare delle analisi una volta che l'installazione è completata per garantirle la purezza dell'acqua. Va bene. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno, grazie. Chi mi vuole? No, sai. Mi dire che sono arrivato perché un po' di sapere niente volta, la tua musica. No, stavolta io un po' di. Ma perché cammino sempre cacchettato? Allora? Perché io sono un fan di Lichettone. Di chi? Di Lichettone. Se fai anche questa fine come facessi con me che mi portassi a fare vedere dei cantanti, Mietta, no? Mi si chiama Mietta. Se, ma mi fai vedere un cantante che si ammucca i pezzi, un cantante più grande di me. Quelle canzoni, io la Girolatile, visto bravo. E perché mi fai ammuccare i piccioli di chi sa mamma alta, dopo come si chiama? Mica sei stuoto, no? Si chiama Mietta. E dimmi una cosa, siccome io, chi piccio non ce la faccio più con la pensione. Come non ce la faccio più? Non ce la faccio più, sono in cerca di lavoro. C'è un rendicente che cerca giovane. Ma no, ma chi ha lasciato il domicilio? Non bancone a tagliare la carne, i zinc. E come la taglia così? No? Quello che aveva una squincio, ma te la però banco proprio. No, sai perché non ce la faccio più? Perché c'è una picciuta, con me c'è stato buono.
Lo sai che mi piacciono i signori? Io lo so, questo penso, no, no. Quando c'erano i picci, chi se voleva 50.000 lì, ora vuole 50 euro, la pensione a me, non mi abbassa più. Che famo fa trovare un travaglio no che inizio? Ora si parla io che inizio, che inizio è una persona seria. Ma quanto mi avevi detto, con questo anziano, per tagliare la casa, ma avevi detto? Tu sai la potere che mi è successo all'angolo del piazzaggio? Che no, no. Stava attraversando le zebre, da, che de, de. Ah, si ci ha abbandonato. Una macchina arrivò, minchia, a Ponchino, bombe te! Ma parlo con Morista. 32 28 mi si fa conto, io che sanguinava quello che scendeva la macchina mi fa fare, ma lei mi crede, aveva 30 anni che guido, non mi è successo mai niente, io che sanguinavo. Ma lei mi crede, io avevo 30 anni che ho patito, non è successo mai niente. No. Io che sanguinavo, passò l'autobus e dicevo, vado che si accosare in due con che si abbrocca in un traffico. Io calavo che sanguinavo e me mi sono una panchina che dei mani. Non così mai, io già mi sentivo, dice, ah, camera molto alta. Che se levatemi in due, come sento già muore. E che io veniva, ma lei mi crede a me, io che sanguinava, ma lei mi crede a me. Dice, aveva 30 anni che guido, non è successo mai niente, tutta l'ave che sanguinava ci disse, allora che fa, ma fece già. Quando ci vuole, ci vuole, me la no, fare trovare il suo capo. Ora vediamo, oggi parlo io con il zio. Però a tagliare i zinchi, a fare la salsiccia. Ma se con i fettini fine fine, tu, come ci fai? Però essere no? Tutto un negozio, a essere frequentato per i signori. Che è che sta buttando niente? Chi c'è? No, chi c'è? Vuoi iniziare sempre? A rifrescare l'occhio. E che fai? Che fai? Per un mascolo io ci rugno a cani cavalli invece di pinti. Comincio a pensare a queste cose, no, no, c'è questa mamma, mia madre 20 euro, non ricevono. E perché non c'è, sono piccole, c'è, perché travagliano, si vede più, più 50 mari, 50 euro, 50 euro quanto sono? Non sono 100 mari. Ora è giusto che mia madre di 20 euro poi si riceve, perché io mi accattare, e una cattare che la mia, è giusto, ma accattare che forse me la cattare. Il calico. Il calico, no. Non c'è via. Ora va sui grandi, vedi, vai, va, vedi. Ah, se tu mi fai trovare un travaglio no cagnazziere, anziché ci rivedo tu lo faccio dare. Ma perché tu scemoneto? No, no, scemoneto no. Ah, facci scemoneto. Ah. A me ha pure messo dei film, no, no, come te. Io pigliavo le te, no? Dimmi una cosa, amone, ci amo, chiamaci tutta, va? Ciao, amo. E no bancone se trova così a voce per me. Sì, sì, ma posso usare e poi te lo racconto. Poi te lo racconto, ti lo racconto. Ci troviamo in questo momento alla Horsing Club, l'unica associazione sportiva di equitazione che cura. Lo chiediamo esattamente al titolare di questa aziendina, di questa associazione, e lui ci dirà tutto. Questa è un'associazione sportiva che nasce nel novembre del 2003. Fondamentalmente ci occupiamo della scuola di equitazione per bambini, per ragazzi, per meno ragazzi. Abbiamo due campi ostacoli, ci dedichiamo alla scuola, alla formazione. Ci sono due istruttrici con il brevetto FISE e io che ho il brevetto FISE per fare i concorsi ittici. Abbiamo una serie di attività collaterali, diamo la possibilità ai bambini di fare le piccole festicciole. Abbiamo cavalli privati, formazione di ragazzi per fare i campionati italiani, campionati giovanili. Insomma, questa è una piccola oasi, se vogliamo dire in questa maniera, che cura il benessere del ragazzo nell'ambito dell'equitazione, nell'ambito del mondo del cavallo. Alle mandi, soccherea. Tu si mandi il mio, vea. Alla volcana, pongiantele, mascare e bregostar, zicne gulli, banda sciucar, ila mecciaiora, catarsi opene, ero, massi, non lo vedo sto pescando. Trito planeta, catare planeta pedera, canata, canata, che ho. E mangiano. Ogni
ogni tanto pezzolino. Che pesce pesca, scusa. Pesci. Io prendo pensieri. Pensieri? Pensieri, pensieri. Dai, al posto diamo filo a Cemolina, da sotto c'è un mangianastri tanto. E i pensieri si registrano di sole e sole. E come si mangiano questi pensieri? Come si fanno? Come si fanno? Si cucinano. Certo. Arrostite, fritte, capassolina. Scettone si possono fare pure a tutto dentro, ma per pigliarla a tutto dentro hanno essere belle rose. E per pigliarle belle rose non ci avesse essere nudo che inquieta. Ma che sentite? Sono d'ingombro. No, assolutamente, può stare. Basta che se canziano antiche può stare. Non disturbo. Affatto. Scusa, sì. Che c'è in mente per prendere queste pensiere? Che mette l'esca? E una volta ci mettevo una caetti 1000, ora costa euro, da me mi pare mi sta 60 tutti. La caetta più unica è 5. Ci metto una caetti 5 e so come non si accatta. Ci sono una innata quando il tempo è buono, che mi portano pure un riesco. Onesti, educati. Ma ancora stai a vacciare? No, ma non ci sta, a vacciare. Ogni tanto sono scordativo io. Sì, io lo capisco, mi vuole. Lei, io la intuisco prima che lei... apre bocca. No. Lei vuole sapere se mangiano. Beh, io è giusto? Perlomeno. Se mangiano. Chi ci sono? Se mangiano. Se tu non sai che tu non sanno. Chi deve fare un settare da mare, chi di buono mi sai, beh, quando ho detto mi mangio. Oh, adesso a favorire. Adesso ce ne peggio quattro. No, io ho un po' di dolore di testa, non mi sento bene. Se scanta che tutti i suoi pensieri ci possono cadere pesante, è vero? Sì. No, perché non so se il mio dito entra nel suo capito, perché la mia punta chi da chi c'inzia, perché io guardi, preferisco smetterla di finirla prima che lei inizi a cominciarlo, non so se il mio dito è entrato nel suo capito. Ma lei mi dice perché è sospesa, vero? Sì. Io vero la sua canzone. Vero. Io è l'attore, dove? Sì. Posteggiatore abusivo, disbrigo pratica e sbarazzo magazzini. Reattore, amore Giorgio. Oh, allora ce lo dico in italiano. Giorgio, bella giornata. Bene cassietta. Bella giornata, Giorgio. Perché vedi. È un po' ventosa però. Sì, perché tu fai bene, perché vieni a mare, Palermo città di mare, Palermo. Dove un tempo i pensieri si fermavano proprio lì, al limite del mare. Perché come dice il pescatore dei pensieri, noi altri siamo chi di che pensiamo, noi altri siamo chi di che siamo. Se tu cammini verso le tia corre verso le tue. Ci sono pensieri che ammazzano e pensieri che fanno nascere. La verità è che ognuno ha avuto tempo, se nasce non tempo, non puoi, se un fatto, un discorso, una talata, se nasce una basata, certe volte una minchiata, se nasce. Si nasce e basta. E quando uno nasce ognuno ha la sua città, la sua casa, la prima porta e tu, che sei palermitano doc, sai perfettamente il senso di tutto questo andare e venire dal mare, muoversi col ritmo delle onde. Ma io, scusa, volevo dirti una cosa, ma in questo momento tu non stai rifacendo uno spettacolo che hai fatto 20 anni fa. Quasi 25 anni fa, debuttò nell'81 al Piccolo Teatro, dove siamo stati pure assieme a fare tante belle cose. E adesso a distanza insomma, di quasi 25 anni siamo ritornati con un bel successo di pubblico, la gente ci segue, è uno spettacolo che i palermitani siamo al convento, un teatro che tu mi sembra che conosci.
quindi siamo fino al 1° maggio, facciamo i venerdì, sabato e domenica, e quindi io ti aspetto, Giorgio. Venerdì, perché sabato tu lo sai, io vado tutto il pomeriggio, vado a fare delle gare di liscio ora. Sì, sì. Ogni tanto non ballia, sì, faccio liscio, insomma, non è diverso. Grazie tanto. Grazie a te. Arrivederci.